dire questa verità sia il Parlamento. Ecco perché, Presidente, le chiediamo un'informativa urgente da parte del Ministro Bonafede. Grazie. Grazie a lei, onorevole Gelmini. Il Governo sarà subito informato della sua richiesta e provvederemo. C'è il collega Sensi. Grazie, colleghi, chiedo scusa onorevole Sensi, chiederei ai colleghi di sospendere le riprese fotografiche. Prego. La ringrazio, Presidente. Notizia di pochi istanti fa che è stata rinnovata la custodia cautelare di Patrick George Zaki dai giudici egiziani. Significa che per lo studente dell'Università di Bologna prosegue una via crucis che lo vede detenuto e ristretto da più di 3 mesi. Prendo la parola, Presidente, perché la so sensibile, e so sensibile alla Presidenza, come credo ognuno di noi in quest'Aula, alle condizioni e ai diritti di quest'uomo, e perché a questo riguardo le chiedo di attivarsi con urgenza e di fare presente al Governo questa penosa, assurda situazione. Credo, Presidente, che a ogni livello vada rappresentata alle autorità egiziane la nostra preoccupazione, resa ancora più angosciata dalla morte qualche giorno fa di un regista, Shadi Habash, da più di 2 anni in attesa di processo nello stesso carcere in cui è rinchiuso Zaki. Sulle libertà e sui diritti, la vigilanza della società civile, delle istituzioni e dunque di questa Camera sarà attenta e attiva, ne sono certo. E di questo la ringrazio, signor Presidente. Grazie a lei, onorevole Sensi. Daremo seguito alla sua richiesta. Onorevole Scoma, sempre sull'ordine dei lavori, prego. Grazie, Presidente. Volevo chiederle, se fosse possibile, ma anche nel più breve tempo, che lei si facesse portavoce di una esigenza importante e non deferibile, che riguarda il trasferimento dei parlamentari dal proprio luogo di residenza alla Camera dei Deputati. Io credo che la rappresentanza deve essere garantita e mantenuta. Noi non riusciamo a essere presenti e quindi non essere presenti, secondo me, non rende valide le sedute del Parlamento, perché io non riesco a trovare un posto da Palermo a Roma fino alla fine di maggio, perché l'Alitalia ha soltanto 2 voli al giorno, Palermo ha 1 milione di abitanti e i voli sono sempre pieni per i prossimi 25 giorni. Vorrei che il Presidente si facesse partecipe immediatamente responsabile di questa esigenza, se no le chiedo di sospendere la seduta immediatamente. Onorevole Scoma, ce ne facciamo senz'altro carico, il tema che lei tocca è un tema serio. Signori, ci sono ancora 2 richieste sull'ordine dei lavori. Ci sono ancora 2 richieste sull'ordine dei lavori, darò seguito a queste richieste. La prima è del collega Turri, prego onorevole Turri. A che titolo e su cosa? Sì, ordine dei lavori, Presidente. Prego. Anch'io intervengo come per chi mi ha già preceduto di Forza Italia, per evidenziare la situazione surreale in cui io sono in Commissione Giustizia. È da settimane, anzi dall'inizio del mese scorso, che chiediamo che venga a riferire in audizione il Ministro della Giustizia Bonafede, e non solo, anche il capo del DAP, o meglio fu capo del DAP che adesso si è dimesso, Basentini, però nessuno ci ha mai risposto, nessuno ha mai accolto i nostri inviti. E devo evidenziare anche che le nostre richieste erano fondate su, prima, le sommosse ci sono state nelle carceri, in seconda battuta la notizia, insomma, tutti gli scarcerati che sono stati usciti dal carcere, oltre 300 mi risulta, per di boss mafiosi, e i ministri